Ciao e benvenuti! Siete pronti per una sfida speciale? Oggi Casa MD ha deciso di metterci alla prova. Allora, dobbiamo cucinare una nuova ricetta, ma gli ingredienti li scopriremo solo tra poco. Sempre che lo chef Mauro Improta arrivi, Chef! Eccomi, Antonella! Oh, meno Scusami, male. Ma tu lo sai che io non arrivo mai a mani vuote. Guarda che bella la busta di carta di MD riciclata con gli ingredienti segreti che ti ho portato. Eh sì, è bella, ecologica, ma sai che sono curiosa di sapere cosa c'è dentro? Anche io. Poi quando si tratta di sfide io mi sento sempre molto ispirato. Vediamo gli ingredienti? Vai, Antonella. Vado. Allora, abbiamo, guarda, il grana padano, il salame strolghino, la bresaola, poi abbiamo l'asiago nero DOP, le uova e la farina bio, il burro, il latte, l'olio di semi di mais e del lattughino, il pane grattugiato, sale e pepe. Allora, si è già accesa la lampadina? Antonella, sai che ti dico? Visto il periodo, facciamo un bel antipasto pasquale. Che ne dici? Beh, dico che faccio partire subito la sfida. Sei pronto? Casa MD con Antonella Clerici e chef Mauro Improta. Come prima cosa facciamo le uova sode. Partiamo da acqua fredda, le andiamo ad immergere. Aspettiamo che bolle e calcoliamo circa 9 minuti di cottura. Sapete come si capisce se un uovo è fresco? Si riempie appunto una pentola d'acqua così e immergetelo. Se va giù è fresco, se invece viene a galla, non mangiare. Besciamella, burro, farina e del latte. Mettiamo a sciogliere il burro, andiamo ad incorporare poi la farina e versiamo il latte freddo. Una classica besciamella, quindi prima il roux e poi inseriamo il latte. Dopo 9 minuti abbiamo le uova sode. Mi devi fare la cortesia di tagliarle per metà e recuperare il tuorlo. Allora, il burro si sta sciogliendo, andiamo ad incorporare la farina, giriamo bene in modo da creare il roux. E adesso incorporiamo il latte freddo, sempre girando. Allora la facciamo addensare e andiamo ad inserire il grana. Così la insaporiamo ben bene, la assolutamente. Grana, eh? Vedi, Antonella, come si è rappresa bene? Adesso incorporiamo all'interno i tuorli che tu hai messo da parte. Vado. Adesso indovina un po' con questa farcitura che cosa facciamo? Riempiamo le nostre uova. Brava. Io immagino, perché non so niente. Sentito il timer del forno, il tempo scade. Non ti preoccupare, guarda. Riempiamo entrambi e andiamo a sovrapporre. Le facciamo abbracciare. Le facciamo abbracciare. Adesso passeremo alla panatura. Facciamo prima farina e poi pan grattato, no? Sì, lo andiamo a sigillare per bene tutti i bordi, in questo modo. Tu fai la tua, io faccio la mia. Così, poi uovo. E poi, ecco qua, siamo al momento clou. Dai, friggiamo? Vai, Antonè. Dai. Olio a temperatura, andiamo ad immergere le uova e le facciamo dorare su tutta la superficie. Intanto ti chiedo di condire l'insalata e di occuparci sia dell'asiago che del salame. Allora, io vado prima con l'insalata, sale, un po' d'olio. Guarda qua che bello. Vedi, Antonella, andiamo a girarle dall'altra parte e le andiamo poi a raccogliere su della carta per togliere l'olio in eccesso. Eccole qua. Pronte? Impiattiamo. Guarda che bel piatto, vedi? Ci andiamo a mettere tutto il lattughino centrale, ci andiamo a posizionare le uova al centro e poi lo andiamo ad arricchire con tutti i salumi. Un po' di formaggio qui e lì. Ultimiamo con della bresaola. E voilà, il tocco finale. Eccolo. Guardate qua. Che meraviglia il nostro antipasto pasquale. Possiamo dire che abbiamo vinto la sfida MD. Dai, diciamolo insieme. Vai. Missione compiuta. Posso assaggiarlo adesso? Eh certo, MD non spreca mai niente, dobbiamo finirlo tutto. Noi siamo pronti per la prossima sfida MD e per inventare nuove ricette. E voi seguite tutte le nostre video ricette sul blog di Casa MD. Alla prossima. Ma già è arrivata la nuova MD Bag? Prima finiamolo tutto. Sì, direi.